Ciao, salve miei cari pixelini, benvenuti, bentornati in questa nuova fantastica avventura di Reparto Quaspisteri. Oggi dovremo finire gli incarichi del capitolo che abbiamo fatto nello scorso video e ragazzi, errore di connessione, mi sembra giusto darci il benvenuto in questo modo. Boh, sembra essersi ripreso ed eccoci qua, con Malocchio. Salve signor Malocchio, mai affrontato un incubo nella realtà? Prego, signore. Parlo dei dissenatori, quelle creature maligne, e le ho affrontate nel capitolo, dovevo farlo prima questo, eh? Da quello che ho visto, sono d'accordo. Più tempo passo ad Azkaban, più il rischio è alto. Devo assicurarmi che tu sappia difenderti con tutti questi dissenatori in giro. Quindi attenzione, questa è una tecnica che può salvare la vita. Va bene, signore, cominciamo. Ascolta Malocchio, informati, tutto a 3 stelline, eh? Molto male. Molto molto male, ma adesso non perdiamo altro tempo e andiamo nell'ufficio dell'applicazione della legge sulla magia ad ascoltare Malocchio per 3 stelline, quindi 3 orette di energia per noi. Ascolta la romanzina, forse devi farcela prima però, eh? È ora di apprendere un po' della storia di Azkaban, attenzione non è per i deboli di cuore. In effetti sono curioso di sapere come è nato Azkaban, eh? Si dice che la maggior parte delle persone che perdono la vita ad Azkaban muoiono per la disperazione. Moody ha molto da dire sui dissennatori. I dissennatori si nutrono della felicità umana. Chissà se i miei genitori hanno perso la testa a causa dei dissennatori. Non ho paura dei dissennatori, giuro, ma sono ad Azkaban a vita o per un tot di anni? La morte non è il peggior destino verso cui può andare incontro ad Azkaban. I dissennatori sono creature più cattive e oscure del mondo magico. Anche degli Obscurius. Questo non lo possiamo leggere, però in effetti gli Oscuriali, boh, non lo so, cioè, è un'altra storia, ragazzi. Mi stai ascoltando? Ripeti quanto ho appena detto. E lo devo ripetere così? Fammi una domanda, almeno, no? Però noi siamo stati attenti e bravi e senza domande abbiamo ripetuto tutto, no problema. Si dice che, questo abbiamo già letto, i dissennatori si nutrono della felicità umana, sì. È vero che i dissennatori può consumarti l'anima e lasciarti un guscio vuoto? Sì, un guscio vuoto. Malocchio esige che ascolti con attenzione la sua romanzina. Più si parla di dissennatori, meno sento di avere la giusta preparazione per affrontarli. Abbiamo affrontati e ci ha salvato la Epic. Moody ha molto da dire sui dissennatori. Vorrei proprio evitare di incontrare un dissennatore, il pixelmato.it/taquini. Chissà se i miei genitori hanno perso la testa, abbiamo già letto. Non ho paura di dissennatori, giuro. La morte non è peggior... Vabbè, abbiamo già letto anche questo, abbiamo letto tutto quanto più o meno. Andiamo a vedere un pochettino cosa ci viene proposto nella seconda stellina. Concentrati, Rocky. Voglio vigilanza costante. Costante. Ma vabbè, dettagli. Ci siamo concentrati, lui ride, e Malocchio quando ride è un po' inquietante, più di quanto lo sia senza che rida, quindi insomma. Però ragazzi, direi che ora clicco spasmodicamente avanti, perché abbiamo letto già tutto quanto qui, e quindi ci sbrighiamo assolutamente a ottenere la terza stellina, che è molto vicina, dopo aver fatto il pixelmato.it/taquini, per avere già le monete, taquini, energia, cibo per gli animali, tutto quanto pagine, tutto quanto illimitato e ricaricabile. Prendiamoci 15 puntozzi di coraggio ed eccoci qua con la terza stellina. Rispondi alla mia domanda e fammi capire che stai prendendo le cose sul serio, Balboa. Come ci si può difendere da un dissennatore? Urlando, ovviamente. Con l'incantesimo Patronus, molto molto bene. Magnifico, e beh, è una domanda molto, molto facile, l'ho fatta e rifatta e strafatta, anche se col primo dissennatore nel capitolo scorso ce la siamo cavata benissimo, con il secondo e il terzo non ci abbiamo neanche provato e va bene, ok. Raccogliamo tutto quanto e siamo pronti, appena il gioco ci permette di cliccare, andare al secondo incarico. Informati sui dissennatori, ma sono già informato, l'ho già visti, l'ho già affrontati, però noi dobbiamo soprattutto e sicuramente rifare tutto quanto.
cosa c'entra questo? Ah, beh, oddio, sono creature, sì. Per scoprire di più sui senatori bisogna ascoltare gli esperti. Scusate, ho un po' di ruggine. La cioccolata riesce davvero a ripristinare un po' della felicità prosciugata dei senatori? Sì. L'importante è cercare sempre di evitare i dissennatori. Ci occupiamo di tutti i tipi di infestazione, ma i dissennatori li lasciamo in pace. Non c'è neanche una possibilità che non li incontriamo per niente ad Azkaban, vero? Avrei dovuto usare il bagno prima di venire qui. Mi immedesimo molto nelle creature forti e silenziose, ma i dissennatori mi sembrano qualcosa. Non ho mai sentito parlare di questi libri. Saranno interessanti. Sembrano interessanti. Si dice che per resistere al potere di un dissennatore sia necessario concentrarsi sui pensieri tristi, non felici, per poter fare. Ok. Se è così terribile, perché lo chiamiamo bacio al dissennatore? Non sembra tanto male. L'hai mai visto il pixelmato.it slash taquini? Un dissennatore potrebbe fare cose che noi non leggeremo mai. 5 tristissimi punti. Devo prendere nota di tutto e in fretta. E quindi tocchiamo spasmodicamente lo schermo. No, basta tenere premuto. Ora lasciamo e tocchiamo spasmodicamente lo schermo per ottenere. Ah, cavolo, sono uscito fuori. Se parlo mentre faccio questo, mi distraggo e non ce la faccio. Molto male, ragazzi, molto molto male. Però il Doxy lì dietro sembra felice, quindi siamo felici tutti quanti, no? Mi chiedo se qualcuno abbia mai provato a parlare con un dissennatore. Non credo che parlino quei cosi. Non amo le gabbie. In genere cerco di evitare di arrampicarmici. Cosa? Non ho capito e non sono sicuro di volerlo capire. Meglio allontanarsi dalle uova di Doxy. E allora perché devo continuare a cliccarle che è difficilissimo? Una è si è appena mossa o mi sbaglio? Beh, si starà per schiudere. La cioccolata riesce davvero? Abbiamo già letto, sì. L'importante è cercare sempre di evitare i dissennatori. Ci occupiamo di tutti i tipi di creature magiche che non riusciamo a. Ma i dissennatori li lasciamo in pace. Mi sembra che fosse così, l'avevamo già letto. State attenti ora, questo dettaglio è importante. E io l'ho colto. Con la magica concentrazione che ho sempre, quasi sempre, il 99% delle volte. È abbastanza facile concentrarci, ci sono cose più difficili al mondo. Ho affrontato molti avversari, ma nessuno di loro era agghiacciante come un dissennatore. Non c'è neanche una possibilità che non li incontriamo quando andiamo ad Azkaban. No, dobbiamo trovarli, perché se non ci sono è un problema. Avrei dovuto usare il bagno prima di venire qui. Non ho mai sentito parlare di questi libri, sembrano interessanti. Si dice che per resistere al potere di un dissennatore sia necessario concentrarsi su pensieri tristi. Non capisco questa storia. Mi immedesimo molto nelle creature forti e silenziose, ma i dissennatori mi fanno comunque paura. Ecco cosa che non avevamo letto prima. E allora, adesso abbiamo letto tutto quanto e possiamo andare alla terza stellina. Eccola qua. 10.8 di coraggio. Mamma mia, ormai me l'ho imparato dopo 7 anni di gioco. Hai finito il disegno, Rocky? Non dimenticarti i particolari e ora o i dettagli, insomma. Magnifico, siamo bravi, siamo bravissimi. È difficile fare quel segno lì, però insomma. Ce ne sono di alcuni molto più difficili, tipo quello finale della pozione, tipo un. No, della difesa contro le arti oscure, tipo un Ghirigoro assurdo. È complicatissimo. Ma ragazzi, abbiamo fatto anche questo e siamo pronti. Sì, raccogliamo il giorno 4, grazie. E andiamo subitissimo, subitissimo più o meno, ad andare a fare ricerche sui dissennatori nella nostra cara amica biblioteca. Però prima facciamo così, va? 3 orette anche qua e andiamo avanti. Fai ricerche sull'argomento. È ora di studiare i dissennatori in biblioteca. Non ho dubbi, uno di questi libri si è appena mosso, pure i libri si muovono qua. Certo che studiare è stressante, non trovi? Beh, sta imparando da solo? Da soli? Shh, lei non fa altro che zittirci sempre.
Pochi studenti hanno visto quello che sto vedendo io. Avrei dovuto starnutire prima di entrare. Madame Pince è la dissennatrice della biblioteca, succhia via tutto il divertimento. Stai leggendo sui dissennatori? Non mi sono mai piaciute le storie di paura, personalmente. Il libro dice che spesso i dissennatori sono incompresi, non dice altro. Vai, buona, ciaone proprio, 15 puntozzi perché sono maggiori di 10. Devo leggere questi libri, e in fretta. Beh, siamo abbastanza bravi in questo, però ho bisogno di concentrarmi e di stare in silenzio. Ed eccoci qua. Magnifico, ragazzi. Sì. Dammi la terza stellina. Ah, oibo, ancora la seconda devo fare. Me l'ero perso. Se proprio vuoi leggere qualcosa sui dissennatori, fallo in silenzio. Una volta ho visto un dissennatore, o forse era il bucato. Cosa? Leggere è il passatempo più quieto che ci sia. Ilpixelmato.it/taccuini. Questo libro è una lettura difficile. Questi testi qui sono presenti. Diversi testi qui presenti sono stati scritti a mano? Non ho capito, mi stavo distraendo. Non ho dubbi, uno di questi libri si è appena mosso. Certo che studiare è stressante, non trovi? Parliamo da solo, pochi studenti qua hanno visto quello che ho visto, che sto vedendo io. Avrei dovuto starnutire prima di entrare, d'accordo, va bene. 5 puntozzi di coraggio, pronti per andare avanti. Devo concentrarmi sullo studio, non devo perdere tempo. Magnifico, ed eccoci qua con l'ultima stellina. Non devo distrarmi, assolutamente. Madame Pince è la disegnatrice della biblioteca. Abbiamo già letto anche questo. Già letto, abbiamo letto tutto quanto, quindi mi sbrigo assolutamente ad andare avanti con il pixelmatto.it/taccuini. Ed eccoci qui prontissimi ad avere la terza stellina che ci necessitava, grazie a questo qua, eccolo qua. Così abbiamo finito anche questo incarico e siamo pronti ad andare verso l'ultimo incarico che ci manca. Oh, molto interessante. Vediamo cosa dice la prossima pagina. Voltiamo pagina. Volta la pagina, mio caro, che triste questa cosa è molto depressiva. Leggere queste robe sono molto noiose. Più o meno, guardatelo, ed eccoci qua con tutte e tre le stelline. Siamo pronti, aspettiamo che il gioco ci permetta. Eccoci qua. Siamo pronti per fare l'ultimo incarico, prova incantesimi di difesa. Quindi torniamo al ministero, presumo? No, nell'aula di difesa contro gli incantesimi, contro le arti oscure. 30 minuti possono bastare, una sola stellina con Bill. L'allenamento è tutto, Rocky. I dissennatori non scherzano. Un dissennatore non potrebbe nulla contro un nero delle Ebridi. Se lo mangia? Non ho capito. Il modo migliore per difendersi da un dissennatore è evitarlo. Ho combattuto contro tante creature cattive a Hogwarts, ma nessuna è mai. Non ho capito, le passo mio marito. Forse possiamo fare un patto con i dissennatori? Il circolo di canna è sempre pronto a combattere le forze dell'oscurità. Qualcosa mi dice che avrò un bel da fare. Sinceramente studierei più volentieri i draghi. Preparati, Rocky, la presenza di un dissennatore è indescrivibile. Lo studio è essenziale, ma bisogna saper metterlo in pratica. Ilpixelmatto.it/taccuini. Ho imparato tanti incantesimi a duello, ma solo alcuni saranno utili ad Azkaban. Solo uno, in realtà. Questo non lo leggeremo mai. Però, ragazzi, abbiamo concluso questo capitolo, cioè questo primo incarico su due. Immagino che non avrei problemi a rispondere a questo. Qual è il modo migliore per difendersi dai dissennatori? Cantare, direi, cantare. E ovviamente evitarli. Meglio evitare il dissennatore piuttosto che trovarsici, sì. Davanti. Salve.
E quindi siamo pronti qua, possiamo raccogliere tutto quanto. Abbiamo concluso il primo incarico molto molto bene. E siamo pronti ad andare ad affrontare orientamento su Azkaban. Cosa che però abbiamo già orientato, siamo già stati orientati, siamo già entrati, insomma. Quindi, boh, ok, dobbiamo fare cosa. Ciao Rocky. Che c'è che non va, Moody? Hai l'aria molto seria. Il ministero richiede una formazione maggiore per tutelarsi contro i pericoli ad Azkaban. Dovevo farlo prima. Ma sono già stato ad Azkaban, signore. Credi che questo significhi che non sei al sicuro? E poi è un orientamento obbligatorio del ministero, quindi non si discute. Dovevo farlo prima. Credimi, ci ho provato. Allora, cominciamo. E quindi, insomma, due stelline, una stellina, una stellina, tre stelline, tre stelline. Molto, molto bene. Andiamo subitissimo a fare domande al testimone. Perché il testimone? Il testimone di cosa? Ha visto un destinatore? Non capisco. Un'oretta di energia, due stelline. Innanzitutto affiniamo le abilità di interrogatorio. Per curiosità, perché sto parlando con un bambino? Raccontami tutto quello che hai visto, non tralasciare nulla. È difficile ricordare qualcosa dopo tutto quello che ho passato. La mia memoria è come Azkaban, non mi sfugge nulla. Ho interrogato tantissimi testimoni, la versione è sempre leggermente diversa. Ricordo tutto con precisione, questo è certo. Forse dovrei prendermi più appunti. Dall'inizio, voglio sapere tutto. Che dettaglio interessante, puoi ripeterlo? 10 puntozzi di coraggio. Raccogli dichiarazione. E la mamma mia! Difficilissimo questo, però ce l'abbiamo fatta, quindi no problema. Chissà che succede se mentre sono a metà torno indietro. Credi che sia coinvolta una strega oscura? Non volevo fare ciò, volevo ottenere il pixelmato.it slash taccuini. È meglio se rimane fra noi, non voglio problemi. Diventa un interrogatorio, osservare è fondamentale. Durante un interrogatorio, osservare è fondamentale. Mi raccomando, Rocky, fai attenzione. Ogni testimone può raccontarci solo una parte della storia. Vediamo che se ho segnato tutto. Per curiosità, perché sto parlando con un bambino, me lo chiedo anch'io. Non mi state ascoltando, vero? Ditemi, secondo le testimonianze, chi ha perpetrato il reato? Forse una strega oscura, visto che l'abbiamo domandato? Però il testimone non ce l'ha mai detto, eh. Malocchio, non ridere perché sei inquietante. E quindi, ragazzi, raccogliamo tutto quanto e siamo pronti al prossimo incarico. Esegui i lavori d'ufficio. Molto bene. Magnifico, quasi, bla bla bla. Ed eccoci qua, pronti ad eseguire i lavori d'ufficio. E quindi, come stavo dicendo, andiamo a. Ci sono un sacco di eventi nuovi. Sì, va bene, d'accordo, non è un problema mio. Andiamo a fare gli lavori d'ufficio, che mi sembra la cosa migliore da fare al momento, con soltanto 30 minuti di energia, quindi pochissimi, pochissimi nei limiti, però insomma, lavori d'ufficio noiosi, sapete. Una buona indagine si fonda sui documenti, quindi forza! E quindi prendiamo tutti questi documenti, c'è il nuovo evento, quello delle pozioni strane, eccetera. Dobbiamo documentare tutto per ricordare la verità. Un caso solido si fonda sui documenti, su tanti, tanti documenti. Caspita, questo giovane dipendente è bravo con l'archivio. Io non sono un dipendente. Non è che questi documenti sono maledetti, vero? Quando ne metto via uno, ne appare un altro. Ogni documento va in un posto preciso, ma dove? Ero un po' come te alla tua età, che fortuna.
Il lavoro di un dipendente non finisce mai. E quindi, ragazzi, abbiamo fatto il primo, cioè il secondo coso, insomma, del secondo incarico. Siamo pronti a ritirare tutto quanto. Devo sbrigarmi a mettere a posto questi fogli. E, ma se lo fai con così tanta fretta, cioè, nel senso, li mettiamo tutti lì al centro. Non puoi allora metterli direttamente tutti, tutta la pila in cima. Non mi sembra che li stai ordinando più di tanto. Perché, cioè, boh. Nel senso, per quale motivo la prima pila è ordinata, la terza pila è ordinata e poi bisogna metterle a metà, no, non ha senso, quindi ordinamento casuale. Li ordiniamo in modo casuale, mi sembra giusto fare una cosa del genere. Ok, d'accordo, aspettiamo ancora lui capisca cosa, che abbiamo preso i lavori d'ufficio, perfetto, d'accordo, top. E ora bisogna informarsi su Azkaban e poi gli ultimi due impegni così lunghi, mamma mia. Eh sì, i tuffi speciali, offerte speciali, pozioni complesse non ci interessano. Sono le pozioncine che ci danno, che ci hanno dato prima. Una stellina nuovamente. Eccoci qua. E ripassiamo la storia di Hogwarts. Scusate il rumore della sedia. È ora di ripassare la storia di Azkaban. Dovevo farlo prima, il treno ha fischiato. Non so come, ma i dissenatori non stanno così male con quei vestiti malconci. Sarebbe più interessante se Azkaban fosse custodita da draghi. L'isola in cui si trova Azkaban non appare mai su nessuna mappa. Chissà perché. Questa lezione è un po' seria, vero? Forse dovrei animarla un po'. No. Azkaban è una punizione troppo crudele perfino per i peggiori crimini di moda. Di moda, fai un po' te. Un tempo si parlava di mettere la prigione alle Ebridi, come il drago. Ok, mi piacerebbe visitare Azkaban anche solo per ridare vita all'ambiente, ma perché? Cioè, Andre, ho disegnato dei draghi tutto il giorno, vuoi vederli? Presumo non ho letto del tutto. Ma ragazzi, eccoci qua. Questa domanda dovrebbe essere facile per chi ha prestato attenzione. E noi abbiamo prestato attenzione? Chi lo sa? Chi ha detto che l'infestazione di dissennatori sarebbe stata una benedizione? Che ne so io? Il secondo, perché non so chi sia? Esatto, ma non ne ha mai parlato, quindi come... Oh, è vero che non ho cliccato il professore, quasi mai, mi sa, però vabbè. Ok, una benedizione. Non... Vorrei sapere perché... No, sinceramente non lo vorrei sapere perché, cioè, di senatori, boh, diamogli fuoco, forza via. E quindi andiamo qui a fare gli ultimi due incarichi, ascolta malocchio e pulisci la cella. Quindi torneremo ad Azkaban in teoria con l'ultimo pezzetto, in teoria, e però... No, aspettate un attimo. Ah, ok, quindi non torneremo ad Azkaban lì accanto. Va bene, tre stelline, eccoci qua. Perché dovrei pulire la cella? In che senso? Non voglio saperlo, sinceramente. Va bene, ci sono un paio di cose da dire su Azkaban. Speriamo che non sia il solito dialogo delle 8 missioni precedenti. Il pixelmato.it/taccuini. Senza le bacchette siamo molto vulnerabili. Se un dissennatore si fa vivo, so come occuparmene. Devo ascoltare attentamente, è molto serio. Non avrei mai pensato di vedere voi due lavorare insieme. Mad Eye ha tenuto un registro di ognuna delle sue visite ad Azkaban. Eh beh, è giusto così. Voglio evitare Azkaban solo per i documenti richiesti. Mai abbassare la guardia. Mai. Vigilanza costante. Non mi fido di nessuno, ma della gente di Azkaban ancora meno. Impazzisci al punto da non sentire più il dolore. Per sicurezza non ho capito, le passo mio marito. 10 puntozzi, ragazzi. Mi stai ascoltando? Ripeti quanto ho appena detto. Non sto ripetendo in questo modo si fa una freccettina. E quindi nada. Sì. Zan zan totum pirim pipim pirim pipim pipim. Senza le bacchette siamo molto più vulnerabili, abbiamo già letto. Stare come tutto il tempo, vero? Sì. Vicino a te, il pixelmato.it/taccuini, ci sono cose da Azkaban di cui non si parla. Se un dissennatore si fa vivo, so come occuparmene, ho qualche dubbio.
Non avrei mai pensato di vedere voi due lavorare insieme, neanche io sinceramente. Quanto spesso vai ad Azkaban? Moody sembra molto serio, beh lo è. Devo ascoltare attentamente, ma abbassare la guardia e la vigilanza costanze. Non mi fido di nessuno mai, ma della gente di Azkaban ancora meno. Ancora meno, ragazzi. E quindi abbiamo preso anche la seconda stellina e siamo pronti per la terza stellina. Prendiamo 15 puntozzi di coraggio, ragazzi, mamma mao. Concentrati, Roschi. Vigilanza costante. Al limite della concentrazione, miei cari ragazzi. Ah, che fatica. Nel mentre cerco di far funzionare delle cose che non funzionano molto male. Ultima stellina, ragazzi. L'abbiamo già letto, d'accordo. Vorrei rileggere qualcosa di Merula. Per sicurezza rimanete sempre accanto a me. Ma stai zitta, va. Ipixamato.it società qui. Stai zitta, Merula. Ci sono. Ok, ragazzi, abbiamo letto tutto quanto. Quindi clicchiamo più velocemente che possiamo. Ed eccoci qua con tutte e tre le stelline. Molto bene, non potevo premere il contatore lì in alto a destra, quello che fa saltare il tempo, perché non ti dà tutte le stelline, ma ti dà solo quelle che tu hai ottenuto. O se sono tutte dorate, allora sì, te le dà tutte. Rispondi alla mia domanda e fammi capire che stai prendendo la cosa sul serio, Balboa. Di chi ti puoi fidare ad Azkaban? Di me stesso? Non posso scegliere di me stesso? Persone di bell'aspetto? Cosa vuol dire? Non capisco. Magnifico, miei cari, magnifico. Sì, d'accordo, va bene, ok. Raccogliamo tutto quanto, sì. Ascoltiamo Malocchio, abbiamo ascoltato. Ora siamo pronti per fare l'ultimo incarico. Pulisci la cella e vorrei capire cosa c'entra con Azkaban e i dissennatori, tutto quanto, il pulire la cella di una creatura magica. Ok, tecnicamente un dissennatore è una creatura magica, ma non è che lo tieni in cella o... No, niente. Oddio, quell'acqua com'era strana. Un lupo mannaro è scappato dall'ufficio delle creature magiche. Aiutami a pulire, Balboa. Perché c'era un lupo mannaro in pieno giorno, poi... boh. Guardate come l'acqua, come si comporta l'acqua. Ok, ora è lì. Così. Cos'ha? Ok. Potremmo incontrare dei lupi mannari ad Azkaban. Probabile se qualcuno l'ha... imprigionati perché sono degli assassini. Voglio solo finire qui e tornare ad Hogwarts. Cosa ha mai fatto quel tavolo al lupo mannaro? Onestamente, i mobili potrebbero comunque utilizzare un aggiornamento. Che cosa? È umiliante. Già faccio fatica a badare la mia di pulizia, figurati quella dei lupi mannari. Questo lupo mannaro era chiaramente arrabbiato. Il pixelmato.it/taquini. Comunque è bello lo straccio, il mocio, quell'acqua di quel colore. Qualsiasi cosa sia, un mocio non basterà certo a pulirlo. Sei un mago, polizio, eh? No, eh? No. Come ha fatto il lupo mannaro a scappare? Era lì a caso, nessuno l'ha ingabbiato o altro, comunque in quella gabbia non ci sta. Basta fantasticare, Balboa, concentrati. Al limite, ragazzi, al limite della concentrazione. Altre due stelline per noi, raga. Ehi, bella raga, lanciami un po' di spazio, Balboa. Spero che non ci fosse nulla in quella gabbia. Lo spero anch'io. Potremmo incontrare dei lupi mannari ad Azkaban. Te l'ho già detto, se qualcuno li ha catturati, sì. Voglio solo finire qui e tornare ad Hogwarts. Cosa? Lo avevamo già letto. Comunque questo lupo mannaro è chiamato... Vabbè, ragazzi, abbiamo letto tutto quanto. Devo dire... questa macchia, cosa sia questa macchia non lo voglio sapere. Quasi tutto abbiamo letto, quasi tutto. Questo abbiamo già letto, sì. Ci sbrighiamo un pochettino. Seconda stellina, a destra, poi dritto fino al mattino. Prendiamo 10 puntozzi di empatia. E l'ultima stellina per poi scoprire il titolo del nuovo capitolo. Se l'hanno aggiunto, credo che sì. Le macchie non vengono via. E forse riusciremo a pulirle? Sì, riusciremo a pulirle, siamo veramente bravi nelle pulizie. Sempre, forse, siamo bravi nelle pulizie. Penso di sì. Siamo bravi? O non siamo bravi? Siamo bravi. Hai dimenticato questo punto, Balboa? Se è dalla tua parte, fallo te. L'acqua del mocio è piena di peli di lupo mannaro. Che schifo. Se lo racconti a qualcuno, ti verso sopra quest'acqua sporca.
Onestamente, questi mobili potrebbero comunque utilizzare un aggiornamento. Ma cosa vuol dire? In italiano non ha senso sta cosa. Se lo racconti a qualcuno, ti lancerò un Oblivion. Potremmo incontrare il cui manare ad Azkaban. Sì, forse è probabile. Voglio solo finire qui e tornare a Hogwarts. Abbiamo già letto. Il pixelmato.it slash taccuini per l'ennesima volta. È umiliante, già faccio fatica a curare la mia pulizia. Insomma, cose che abbiamo già letto. E quindi, ragazzi, siamo pronti. Presto, Balboa. Voglio andarmene alla svelta di qui. Quindi dobbiamo perdere tipo 10 secondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cioè, capite? Quasi 20 secondi, quando in realtà di tempo vero sono 6, 7, 8 al massimo. Poveri noi. Però, ragazzi, abbiamo fatto. E ora possiamo andare a scoprire, forse, il titolo del nuovo capitolo. Andiamo a prendere il premio, cioè prendere la fine. Sì, d'accordo, cose, bla 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 bla. Sì, d'accordo, sì. Ah, dobbiamo prendere tutti e due gli incarichi, non li abbiamo raccolti. Quindi andiamo a raccogliere il primo incarico, che ci siamo dimenticati prima di farlo. I disen... mi sa che ho preso prima l'altro. Vabbè, non cambia assolutamente nulla. Salve. Ecco, Rocky, ti ho insegnato quasi tutto quello che so sui dissennatori. Ho sempre saputo che erano spaventosi, ma non sapevo quanto. Inizi a capire allora. Quindi forse hai una possibilità. Grazie, signore. I tuoi consigli saranno molto utili. Sì, peccato che l'abbia già affrontati i dissennatori, quindi. No, no, ho fatto quelli giusti, d'accordo. Quindi, cioè, è stato un po' inutile quel consiglio, dovevo farlo prima e non dopo. Perché non posso raccogliere? Oh no, è buggata? Ditemi che non è buggato. Ah, ok, si è sbuggato. Forse perché eravamo nella stanza e non potevamo raccogliere la stanza dentro la stanza che poi, boh, si rompeva, non lo so. Anche se poi ti fa uscire, boh. Ben fatto, Rocky. Hai completato l'orientamento obbligatorio del ministero. Sei stato un insegnante eccezionale. Quando lavoriamo insieme sembra tutto più facile. Adesso dici così, ma Azkaban è imprevedibile, sempre pericolosa. Capisco. Grazie alla formazione, ora sono pronto per la sfida. E l'abbiamo già fatta la sfida, quindi, boh. Ma ragazzi, abbiamo completato il capitolo 37. Vediamo se c'è un nuovo livello. Non ci dice quale, però nuovo livello. E temo che non ci sia il capitolo 38 ancora. Ok, oggi che sto preregistrando, se non erro, è mercoledì. Controlliamo subito. Sì, è mercoledì, quindi o stasera uscirà un nuovo capitolo secondario, barra missione del 15, barra altro, oppure aspetteremo giovedì. Ma ragazzi, direi che per oggi è tutto. Cioè, nella prossima puntata del podcast mistimi, quando c'è un mi piace, scrivete al canale, attivate la campanella e fatto il misgatto. Mamao! Se anche tu, come me, non puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati, se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici, allora iscriviti al canale del Pixel Matto. Potrai trovare ricette, gameplay, notizie potteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta!